Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Simona Izzo è stato un personaggio molto noto del mondo dello spettacolo italiano in passato. Tuttavia, per la regista e moglie di Enrico Tognazzi, la vita non è stata affatto facile. In effetti, sta attraversando una situazione molto delicata, attualmente. Nello studio di Caterina Balivo, Vieni da me, ha parlato a cuore aperto. L'attrice e il regista, infatti, avrebbe ammesso di essere entrata a far parte del reality show più seguito d'Italia per pagare gli studi a suo nipote. Nello studio della Balivo, quindi, Simona Izzo non ha affatto smentito quella dichiarazione e anzi ha aggiunto: «Io ho 1.000 euro al mese di pensione. Se non lavorassi non arriverei nemmeno a 1.200 e non farei nulla». In pratica, la donna ha tenuto a ribadire la sua situazione economica precaria. «Se dico che lavoro per pagare le scuole ai miei nipoti, dovrebbero dirmi brava. Una persona comune penserebbe che guadagni chissà quanto. Invece deve rimboccarsi le maniche nonostante abbia alle spalle una lunga e brillante carriera, per permettere ai propri nipoti l'essenziale». Simona Izzo, infatti, attualmente è stata lasciata ai margini della televisione e per questo negli ultimi tempi l'abbiamo vista sempre meno. E questa è purtroppo una realtà che riguarda numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, che dopo periodi intensi e floridi di opportunità lavorative e di impegni, si vedono completamente abbandonare a se stessi e dimenticare dal pubblico per dare spazio ad altri volti. Quindi Simona Izzo ha voluto, con le sue parole, sottolineare come non se ne stia con le mani in mano ad aspettare che qualcuno si ricordi di lei, ma anzi ce la sta mettendo tutta per dare una mano economicamente. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie! Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.